questa bimba tira questo mondo e sembra quasi che strappi queste pelli per vedere cosa c'è sotto, no? Cioè sono le nostre scelte che cambiano nel bene o nel male il mondo. Cercare quasi l'anima di qualcosa che in realtà è lo specchio di noi stessi. Ho seguito per molto tempo diverse cerimonie in diverse parti del mondo legate appunto ai sacrifici animali, fatti quando le religioni ancora non esistevano. Ma il mio approccio verso questo tipo di materiale è veramente pensando a un sacrificio fatto, e a ridare un valore aggiunto a qualcosa che l'uomo ha ucciso. Specialmente in questo progetto è rivenuto fuori tutte le esperienze e le emozioni provate nei viaggi. Questi non sono altri che intrecci che normalmente noi facciamo. Cioè noi lasciamo qualcosa e prendiamo qualcosa attraverso le relazioni e gli incontri, non solo con i luoghi, con le bellezze, ma con le persone principalmente. Quindi queste relazioni in qualche modo ti segnano, e anche se non ci vuoi pensare, magari le riproponi o le rivivi in altro modo. Infatti io non scrivo libri, comunico attraverso il mio modo di lavorare, e quindi questi sono dei racconti dove magari inseriscono qualche volta queste esperienze. Ovviamente ci sono in me tutte quelle persone, ci sono ricordi che ti rimarranno, che sono forti, e il tempo lì diventa un luogo che ha uno spessore, che ha un volume, una forma, come gli odori, come i colori, ti rimangono addosso per